penso io stesso, penso che non abbiamo meritato la sconfitta anche perché abbiamo giocato bene, abbiamo gli spazi, quindi abbiamo creato anche credo più occasioni di loro. Dopo ha messo due palle in mezzo, ha trovato due gol della domenica e quindi non ci puoi fare niente. Sì, c'è tantissimo rammarico, anche ho visto in spogliatoio dei ragazzi, però comunque siamo all'inizio di stagione, non dobbiamo buttarci giù, bisogna lavorare giorno dopo giorno e fare sempre meglio. Oggi abbiamo fatto una gran partita, secondo me, e dobbiamo continuare così e piano piano arriverà la vittoria. Sì, assolutamente, si può sempre far meglio. È saltato, come avete detto voi, così e vabbè, dai, che devi fare? Ormai è andata questa qua, pensiamo alla prossima e speriamo di far bene pure la prossima. No, a me il mister che mi mette tre quarti, che mi mette esterno, comunque mi mette sempre per far bene, insomma, diciamo che mi metti tre quarti, comunque ho le giocate che mi dice lui dove riesco a smarcarmi bene, cercare la giocata. E esterno comunque devo sempre star largo, quindi ricevo sempre palla sul piede, sono sempre uno contro uno. Diciamo che il mister mi mette sempre in condizione di far bene. Anche merito... Secondo me la cosa importante è l'atteggiamento, arrivare con l'atteggiamento giusto in campo dal primo minuto è credo il 70% della partita, dopo ci sono gli episodi, non episodi, però secondo me abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto alla Regina. Ma credo che manchi poco, nel senso ormai adesso ci siamo conosciuti, anche oggi c'erano un sacco di fraseggi che abbiamo fatto molto bene, 1-2, cambio gioco, quindi secondo me manca veramente poco per arrivare al 100%.